Bel derby di Coppa Italia di eccellenza allo stadio Mariotti di Montecatini. Nella gara di andata del primo turno della fase regionale, i padroni di casa della Val di Nievole e Montecatini hanno battuto i cugini del Ponte Buggianese per 3-2, al termine di un match divertente, equilibrato e avvincente. Un risultato che lascia comunque aperta la qualificazione, anche perché alla buona prova dei termali, trascinati da un grande Citera, autore di una tripletta, ha risposto ebbene la formazione allenata da Corrado Scintu, in gol con Murgia e Meucci, che ha ancora grandi margini di miglioramento, soprattutto in difesa. La gara di ritorno è in programma il 12 di settembre. Pietro, 3 gol per cominciare. Sì, siamo partiti col piede giusto, speriamo di continuare così, e soprattutto a livello di squadra. Sì. Cosa ti aspetti da questa stagione per te e per la squadra? Mi aspetto di continuare così a lavorare tutti insieme per un unico obiettivo e riuscire a raggiungere alla fine e levarci anche qualche soddisfazione se c'è modo. Guarda, dobbiamo lavorare molto su questo discorso che abbiamo subito i gol da 1 a 5 minuti dopo averli fatti e quindi sicuramente dobbiamo stare molto più attenti in fase difensiva. Quando facciamo gol dobbiamo cercare di rimanere più concentrati e di mantenere il risultato, perché in campionato non possiamo permetterci queste disattenzioni. Detto questo, nel complesso la squadra mi è piaciuta perché, come ti dicevo prima, siamo riusciti ad andare sul fondo 7-8 volte, palla a terra, a mettere dei cross importanti, abbiamo fatto 3 gol e ne abbiamo creati almeno altri 3 che potevano essere gol, quindi ad oggi sono convinto che la squadra sta facendo bene.